nonostante l'impegno di Giampaolo Serpagli, consigliere delegato sulla viabilità dell'amministrazione provinciale, nonostante l'impegno dell'ingegnere Lifroco, le strade provinciali, soprattutto nel comune di Berceto, sono in condizioni disastrose, pericolose, non sono più percorribili. I pendolari spendono tantissimi soldi nelle officine, oltre ad allungare i tempi di percorrenza e quindi doversi alzare prima, avere maggiori disagi e arrivare a casa più tardi dopo il lavoro. Sono preoccupato anche per la strada di Lozzola, che è percorsa dal pullman che porta i nostri ragazzi a scuola Borgotaro, che è in condizioni disastrose e anche pericolose perché non ci sono più le segnalettiche orizzontali. Nelle giornate di foschia e di nebbia è veramente un percorso che mette paura, come mette paura questa strada qua del Manubiola. Io credo che dobbiamo farci sentire, per questo l'amministrazione comunale ha avviato una petizione, una raccolta di firme. Si può firmare presso l'ufficio anagrafe del comune di Berceto, quindi rivolgersi negli orari di apertura dell'ufficio anagrafe, che è tutti i giorni dalle 8 alle 13 e al lunedì e al giovedì anche dalle 15 alle 18. Si può firmare questa petizione, che è rivolta al presidente della regione Stefano Bonaccini, e qualcuno volonteroso può anche farsi dare i moduli sempre dall'ufficio anagrafe e raccogliere le firme presso i suoi amici e i suoi conoscenti. Noi non possiamo rimanere con delle strade in queste condizioni, che stanno danneggiando notevolmente tutte le economie di Berceto, oltre ai pendolari, oltre a quelli che raggiungono la stazione in questo caso, che danneggiano anche, come dicevo, proprio l'economia, perché l'autostrada è costosa, non tutti la possono fare, quindi sono costretti a fare le strade provinciali che comportano delle notevoli spese di meccanica, perché è facile rompere le macchine. Quindi spero che anche queste petizioni, come quella che abbiamo fatto prima per la strada di Calestano, dove sono arrivati 2 milioni, di cui 1 milione 370 mila da parte della regione, o la petizione che avevamo fatto come associazione strada della Cisa per la strada della Cisa, che adesso sono stati stanziati 3 milioni, spero che il supporto della gente e tante firme possono indurre il presidente della provincia a dare anche i necessari finanziamenti all'amministrazione provinciale per sistemare le nostre strade, che, ripeto, nel comune di Berceto sono in condizioni disastrose.